perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video molto ma molto speciale. In questi giorni di vacanza ho notato, mentre ero fuori, che è uscito un leak molto interessante che pone l'Italia al centro del progetto di Game Freak di un futuro gioco Pokémon di ottava generazione su Nintendo Switch. Ora, premesso che io non credo moltissimo in questa teoria o comunque in questo leak, ma mentre ero in vacanza mi sono chiesto, chissà come potrebbe mai essere un gioco Pokémon ambientato in Italia? E in questo video volevo andare ad approcciare l'argomento parlando in particolare delle palestre, perché sì ragazzi, è ovvio che nel caso ipotetico dovessero ambientare un gioco Pokémon in Italia, non si andrà a fare un giro delle isole che appartiene a una terra distante anni luce, ma si tornerà al metodo tradizionale delle palestre. Prima di iniziare ragazzi, vi volevo però invitare, oltre a lasciare un bel mi piace se questa serie, se questo tipo di video vi piace, a commentare qui sotto consigliandomi altre tematiche che vorreste vedere trattate riguardo a un possibile gioco Pokémon ambientato in Italia. E ragazzi, se raggiungiamo 300 like, porterò altri video a riguardo. Ho già qui la mia bellissima lista, ce l'ho proprio qua sul telefono. Proprio sul telefono ho le collocazioni nonché i tipi delle 8 palestre che sarebbero secondo me interessanti all'interno di un gioco ambientato in Italia. E direi di iniziare subitissimo con la prima palestra. Sappiamo tutti che di solito la prima palestra è una palestra abbastanza schiscia, comunque non una palestra troppo difficile e soprattutto non con dei tipi assurdi. Quindi ragazzi, avevo pensato, in linea con la tradizione che Game Freak sembra mantenere, di utilizzare come primo tipo il tipo roccia. E dove però è stata ambientata da me la palestra di tipo roccia? In una regione ovviamente vicino alle montagne, in particolare vicino alle Alpi. Sto parlando del Piemonte e più precisamente sto parlando della città di Torino. Torino è comunque una città molto grande e sappiamo che di solito la prima palestra non è situata in una città comunque piccola, ma in un centro abitato abbastanza decente o comunque abbastanza popolato, e Torino secondo me sarebbe la scelta ideale. Partendo magari da una città al di fuori della stessa, si potrebbe raggiungere per affrontare questa fantomatica prima palestra. Perché non ho posto la prima palestra ancora più a nord di Torino e ancora più vicino alle Alpi? Perché semplicemente la palestra vicino alle Alpi è quella di tipo ghiaccio, che si trova ad Aosta ragazzi. Aosta, che è leggermente vicino a Torino, nonché vicino alle stesse Alpi, vicino in particolare ragazzi al Monte Bianco, che come sappiamo tutti è il monte più alto d'Italia, nonché d'Europa fra parentesi. Una regione che tra l'altro è molto vicina alla Francia, e una teoria che sostiene l'avvento di un gioco Pokémon in Italia è proprio il collegamento che questo potrebbe avere con Kalos. Ma questa ragazzi è decisamente un'altra storia che in questo momento non andremo a trattare. Ho deciso di mettere la palestra di tipo ghiaccio ad Aosta e non magari in Trentino, semplicemente perché volevo sfruttare ai fini di trama un possibile approdo magari al Monte Bianco. Ovviamente questi sono pareri personali, anzi vi invito qui sotto nei commenti, se avete altre idee, a scriverle più che volentieri. Ma passiamo alla terza palestra. Terza palestra che sarà situata nella città di Milano, un po' come l'austropoli di Unima, Milano sarà la metropoli della nostra regione. Ho scelto Milano perché, oltre a essere quella che credo sia effettivamente più popolata rispetto magari a una Roma, è una città più moderna, mentre Roma, vedremo più avanti, verrà utilizzata per altri fini. Ciò nonostante ragazzi, Milano sarà il fulcro della vita della nuova regione e, in quanto simbolo di una certa industrializzazione, soprattutto nel periodo delle rivoluzioni industriali, ho deciso di affibbiarle il tipo acciaio. Sarebbe stato molto interessante anche metterci un tipo elettro, ma una città come Milano di tipo elettro, con una palestra ovviamente di tipo elettro, mi sarebbe sembrata una bruttissima copia di Luminous City, di Luminopoli, e di conseguenza ho preferito optare verso un acciaio. Avevo pensato anche di trattare magari una possibile tematica legata all'inquinamento e quindi al tipo veleno, ma penso che Milano, in particolare l'Italia,
non sia la regione adatta per questo tipo di problematiche e quindi ho deciso di lasciar perdere la questione. Abbiamo poi la quarta palestra che si trova abbastanza distante dalla città di Milano e in particolare distante dalle tre palestre che abbiamo visto prima. Si tratta, ragazzi, della palestra di acqua che potrebbe essere situata a Venezia. Venezia, ragazzi, è una città veramente caratteristica e non inserirvi una palestra, secondo me, sarebbe davvero un affronto qualora il gioco dovesse essere in Italia. Ahia, questo brutto congiuntivo. Proprio perché il gioco è ambientato in Italia, l'italiano dobbiamo mantenerlo. Ciò nonostante, ragazzi, stavo dicendo qualcosa di interessante, ossia che sarebbe, secondo me, un affronto non inserire una palestra di tipo acqua nella città di Venezia, in quanto è talmente tanto caratteristica che necessita di importanza all'interno del gioco. Il tipo acqua non ve lo sto neanche a spiegare, sinceramente, mi sembra abbastanza ovvio. E direi di passare subito con la quinta palestra, perché qua c'è davvero pochissimo da dire. Ok, la quinta palestra è decisamente particolare. Abbiamo, ragazzi, la palestra di tipo folletto situata nella città di Firenze. Ora, ascoltate bene questo mio collegamento. Ho deciso di mettere una palestra di tipo folletto in questa città per, fra virgolette, tutte le leggende, ma neanche tanto, tutte, diciamo, quelle associazioni che si mettono fra Firenze e amore, che sono state fatte nel corso degli anni. Basti pensare a Ponte Vecchio e ai vari lucchetti che sono appesi in quel ponte, simbolo ovviamente dell'amore che lega due coppie. Ho pensato fosse davvero interessante mettere una palestra di tipo folletto legata a questa città proprio per le sue caratteristiche a livello, diciamo, amoroso, anche se come termine, passatemelo, ma è orribile. Anche magari per tutta la questione della poetica stilnovistica che si è generata proprio che ha avuto come fulcro la città di Firenze, per l'appunto, mi sembrava una cosa carina l'italiano in un gioco in Italia, non possiamo perderlo così. Inserire, per l'appunto, una palestra di tipo folletto in questa particolare città. Ovviamente, ragazzi, piccola precisazione, non vi lamentate se non c'è la vostra città preferita o quella in cui abitate all'interno delle palestre. Essendo 8, essendoci in Italia tantissime città veramente importanti, ho dovuto purtroppo fare alcuni tagli. Tagli che, ad esempio, hanno influito sulla non scelta di una città, per dire, come Bologna o magari come Pisa, che comunque potrebbero essere visitabili all'interno dei giochi in un certo senso, ma che secondo me si prestano meno ad avere una sorta di palestra. Iniziamo, ragazzi, adesso a scendere di latitudine. Andiamo, ragazzi, verso la Umbria, in particolare verso la palestra di tipo erba. La Umbria, ragazzi, è considerata una sorta di, viene chiamata proprio il cuore verde d'Italia, e quindi per una palestra di tipo erba mi sembrava una zona abbastanza adatta, in quanto comunque l'Italia, diciamo che, per quanto abbia tantissimi boschi e comunque moltissima natura a livello magari boschivo, a livello di foreste, si trova soprattutto al nord. E al nord, ragazzi, ci ho già messo troppe palestre, quindi dovevo trovarne un'altra e ho deciso di ficcarcela in Umbria. Questa è la mia motivazione generale. Comunque rimane la storia del cuore verde che ci sta, insomma, non è sbagliata, ecco. Passiamo adesso invece alla settima palestra. Come nella prima generazione, la settima palestra ho deciso di darla al tipo fuoco. E questa palestra si trova, ragazzi, a Napoli. A Napoli e ai piedi del Vesuvio. Perché tutto ciò? Ovviamente, oltre al fatto che siamo ai piedi di un cazzo di vulcano. Perché pensavo sarebbe stato interessante collegare, diciamo, questa sorta di caratteristica di Napoli e questa sua, diciamo, peculiarità del tipo fuoco che potrebbe avere nei giochi alla, diciamo, strage di Pompei o comunque alle rovine di Pompei. Anche non mettere Pompei in un gioco Pokémon ambientato in Italia sarebbe un insulto, secondo me. È fondamentale ed è un luogo troppo suggestivo, e comunque legarla a un'eruzione vulcanica avrebbe molto senso, siccome è quello che è successo, e di conseguenza, secondo me, il tipo fuoco a Napoli ci calza letteralmente a pennello. Non ho messo il tipo fuoco magari sull'Etna perché, se questo video andrà bene, in un post video vi spiegherò meglio il tutto. Difatti, ragazzi, l'ultima palestra non è collocata in nessuna delle isole italiane, bensì è collocata sullo stretto di Messina, in particolare sulla parte della Calabria, e sarà di tipo drago. Qua ve la spiego mitologicamente per i miti, per l'appunto, di Scilla e Cariddi, che sono due mostri molto molto particolari, presenti ovviamente nella mitologia
mitologia greca e latina, che possono essere associati tranquillamente a un ipotetico tipo drago. Anche questo fattore di Scille Caridi lo tratteremo meglio in altri video, se questo video vi piacerà. Detto ciò ragazzi, abbiamo concluso le nostre 8 palestre, ma avrete sicuramente notato una mancanza pressoché curiosa: la città di Roma. Ragazzi, dovete sapere che io ho sto fetish, di Colosseo come Lega Pokémon. Io ci ho sempre visto la Lega Pokémon al Colosseo e per quanto mi riguarda ritengo che sia fantastico, cioè sia fantastica l'idea di mettere una Lega al Colosseo. Poi anche lì ci sono altre cose che vi vorrei dire, ma che tengo in serbo per un video futuro nel caso questo andrà bene. Detto ciò ragazzi, ovviamente non vi sto qui a dire i campioni e i super 4 perché non ne ho la più pallida idea e non ho alcun motivo di scegliere un tipo piuttosto che l'altro. Detto ciò ragazzi, io spero che questo video e questo genere di video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, vi ricordo che a 300 like porterò altri video a riguardo. Mi raccomando, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Se non siete ovviamente iscritti, iscrivetevi e commentate qui sotto consigliandomi o comunque suggerendo altre idee per delle palestre nei giochi Pokémon, anche se volete di altri tipi. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.